Con questa ricetta vi farò amare i broccoli. Rimanete fino alla fine. Prendo 350 g di broccoli e li metto in una pentola con acqua abbondante. E ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi faccio cuocere i broccoli per circa 18-20 minuti dal bollore. I nostri broccoli sono pronti, quindi li preleviamo e li facciamo raffreddare completamente. I broccoli sono pronti, li ho fatti raffreddare completamente e ora li metto in un robot da cucina. Io sto usando quello con le lame a S. Chiudo e frullo. Direi che ci siamo. E ora prendo i broccoli e li metto in una ciotola. A questo punto aggiungo un uovo, poi aggiungo due pizzichi di sale. Poi aggiungo una spolverata di pepe e ora aggiungo 150 g di farina di riso. Mescoliamo. Diana, che bei colori oggi! Che cos'è che ci stai preparando di buono? Con la ricetta di oggi amerete i broccoli, dico solo questo. E a questo punto creiamo le nostre crocchette. Preleviamo con il cucchiaio del composto di questa dimensione e poi gli diamo la tipica forma di una crocchetta. Eccola qui. Ah beh, con questa ricetta sicuramente ameremo tutti i broccoli. Secondo me sì, me compresa, perché non è che sono una super fan io dei broccoli, però fatti così li mangerei tutti i giorni. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 20 minuti. Nel frattempo prendo un avocado, lo taglio a metà, lo apro. Rimuovo il nocciolo. Stai attenta, Diana, a non tagliarti, eh. No, è molto molto sicuro questo metodo. E ora rimuovo la polpa con il cucchiaio e la metto direttamente nel mini beamer. Ovviamente, se non ce l'avete, potete usare un robot da cucina, un Assolutamente, frullatore. anche un frullatore a immersione va bene. Poi aggiungo un cucchiaio di yogurt di soia al naturale, aggiungo un pizzico di sale, una spolverata di aglio in polvere. Chiudo e frullo il tutto. Controlliamo la consistenza e direi che è perfetta. Mettiamo la nostra mousse di avocado in una bella ciotola. E anche le nostre crocchette sono pronte, ma prima di andare ad assaggiarle, mettete un mi piace al nostro video, condividetelo come sempre. In questo modo non vi perderete nessuna delle nostre ricette. 3, 2, 1. Guarda qui, che meraviglia! Chissà che buone, ragazzi, amerete i broccoli sicuramente perché queste sono fantastiche. Tra l'altro notavo che le crocchette sono verdi, la salsa è verde e la tua maglia è Verde. verde, va verso il blu, però è verde. Oggi ragazzi, mi manca la primavera, mi manca un periodo in cui è tutto verde, fiorito e quindi oggi mi consolo così, con queste crocchette verdi. Tra l'altro sembra blu, nel video, però Sembra in blu. realtà È un verde un po' scuro, sì, sì, è un verde tendente al blu. scuro. Io sono curiosissima di assaggiare queste crocchette. Mamma mia. Che bontà!